Ho il piacere di presentarvi il professor Barbuianni dell'Università di Ferrara. E, tanto per capire un pochino il personaggio, diciamo, lui è professore ordinario all'Università di Ferrara e è anche il direttore della scuola di dottorato dell'Università di Ferrara. In realtà è direttore di due scuole, diciamo, di dottorato, ma è una dentro l'altra. Barbuianni diciamo, è un genetista, quindi si occupa di genetica di popolazioni, la sua lista di pubblicazioni ovviamente non ve la leggo perché non ha, diciamo, non è intelligibile a prima botta, ma diciamo, oltre a insegnare ovviamente all'Università di Ferrara, lui fa parte del team editoriale di diverse riviste di genetica. Diciamo, la pubblicazione scientifica normalmente avviene su riviste internazionali e queste riviste hanno un pool di 5, 6, 7 persone, dipende, diciamo che sono un po' gli esperti principali mondiali nel campo che valutano in qualche modo se un articolo può essere pubblicato oppure è palesemente una stupidaggine. Se non è palesemente una stupidaggine, normalmente poi lo si manda a un altro referee esterno che dà il suo parere, i suoi suggerimenti, le sue modifiche e poi alla fine viene pubblicato. E, diciamo, questo è il modo, diciamo, della revisione, diciamo, dei colleghi, no? Peer review, che diciamo, in qualche modo garantisce che la ricerca scientifica vada avanti in maniera ragionevole e non per colpi di testa o per fantasia. Bene, penso che posso passare la parola al professor Barbuianni che vi racconta questo giro del mondo non in 80 giorni ma in 6 milioni di anni. Grazie e buongiorno. Parlare di 6 milioni di anni, cioè della storia dell'umanità in un'ora, cioè in 60 minuti, a un ritmo di 100.000 anni al minuto, che sta già scorrendo mentre dico queste primissime parole, sembra presuntuoso e senz'altro lo è. E dovremo concentrarci su alcuni aspetti fondamentali. E quello che a me preme dire è che il più importante di tutti, forse, è che siamo una specie migrante. In questo periodo si fa un gran parlare di radici e dei diversi diritti che dovrebbero derivare dall'averle in un posto anziché in un altro. Io queste radici le ho cercate a lungo abbassando lo sguardo e non le ho mai trovate. Ho trovato dei piedi che sono degli organi che servono per portarci in giro. E sospetto che questo non sia una mia condizione individuale, ma riguardi un poco tutti quanti noi. Ed è una condizione che ha caratterizzato sia l'evoluzione dei nostri più lontani antenati, sia in tempi più recenti quelli che sono venuti prima di noi. Per cominciare a capirci, dovremo togliere dalla testa alcuni pregiudizi. Questo è uno dei più grandi. Quest'idea che a partire da qualche antenato scimmiesco, in un processo lineare, siamo diventati sempre più belli e sempre più umani. Non è andata così. E Charles Darwin, che ha avuto una serie di intuizioni geniali, come sapete, ma che non conosceva i fossili, tranne uno, il primo uomo di Neanderthal, pensava che in questo processo, a un certo punto, contemporaneamente fossero comparse la capacità di stare in piedi, i grandi cervelli che caratterizzano la nostra specie e la facoltà della parola, del linguaggio. Darwin, per esempio, è stato il primo a proporre che l'umanità abbia avuto origine in Africa sulla base del semplice ma fondato ragionamento che gorilla e scimpanzé, i nostri parenti più prossimi, stanno in Africa e quindi forse da lì veniamo noi. Ma sull'origine di queste tre facoltà Darwin si sbagliava. Si sbagliava perché in realtà quella prima cosa importante è stato questo passaggio qua, da camminare con due arti posteriori, aiutandosi con gli arti anteriori, a camminare su due piedi. Ci sono circa 250 specie di primati al mondo e solo noi abbiamo questo strano modo di procedere. E questo strano modo di procedere ha messo in moto un sacco di cose. L'altra cosa che voglio dirvi qui all'inizio è che questo è un po' uno schema molto semplificato di come sono andate le cose in questi 6 milioni di anni. Prima c'è stata una serie di creature che non riusciamo bene a definire,
che se incontrassimo oggi per strada non riconosceremmo come nostri remoti antenati. Non gli diremmo «c'ha un nonno che voglia che avevo di incontrarti», chiameremmo la protezione animale. Ma tra queste creature c'è senz'altro qualcuno che ha dato origine a un gruppo a noi più vicino, che sono gli australopiteci, da cui poi si sono staccati due gruppi principali. Uno ha portato fino a noi, ed è il genere Homo, e discuteremo un attimo del perché si comincia a chiamare Homo a un certo punto certe creature documentate tra i fossili, e invece altri hanno preso un'altra strada che li ha portati all'estinzione. Ma nel corso di questo processo sono comparse tantissime forme umane, ed è stato quindi non un fenomeno lineare, ma, come succede spesso nell'evoluzione, un fenomeno caotico in cui a un certo punto salta fuori qualcosa. La prima migrazione, che mi preme sottolineare, quindi è una migrazione che non si è svolta nello spazio geografico, come tutte quelle che sarebbero seguite, ma si è svolta dall'alto al basso. Noi fissiamo l'origine dell'umanità, o comunque degli antenati dell'umanità, in un momento imprecisato, intorno a 6 milioni di anni fa, in cui ci sono dei cambiamenti climatici e tutta una zona dell'est dell'Africa incomincia a perdere vegetazione e si riducono le piante di alto fusto. E lì c'è poco da fare: o ci si adatta a vivere in un posto in cui non ci sono più tanti alberi, oppure si prende un'altra strada, ci si rifugia per esempio nel fondo della foresta. Qualcuno è sceso dagli alberi e questo cambiamento ha avuto degli effetti rapidi sui nostri piedi e molto successivi su altre nostre funzioni che magari ci sembrano ancora più importanti. Il bipedismo è stata la prima caratteristica che abbiamo adottato, e questo bipedismo significa tante cose. L'evoluzione fa pasticci, questa è un'affermazione che mi sento di fare con grande sicurezza. L'evoluzione non trova soluzioni ottimali, trova soluzioni che funzionano. I nostri antenati che stavano sugli alberi avevano i visceri, gli organi interni del corpo, che erano razionalmente appesi sotto la colonna vertebrale. Nessuno di loro soffre di mal di schiena. Quando abbiamo assunto la posizione verticale, sono cambiate tante cose, ma la posizione dei nostri visceri qui davanti è assolutamente irrazionale. Se ci avesse progettato un ingegnere, l'avremmo mandato a rifare il corso di scienza delle costruzioni, perché siamo costruiti male. Chi di noi ha mal di schiena, e io ce n'ho parecchio, e forse molti di voi, si possono lamentare con l'evoluzione, perché se restavamo così non avremmo mal di schiena, ma forse non avremmo neanche il nostro cervello così grande. Ci sono altri cambiamenti, per esempio nella nostra specie, che ha un bacino ridotto, cioè il tasso più alto di mortalità perinatale di tutti i primati. Per scimpanzé e gorilla partorire rispetto alle donne della nostra specie è uno scherzo. Quindi abbiamo pagato prezzi salati, continuiamo a pagarli, ma nel frattempo ci abbiamo anche guadagnato. È utile pensare all'evoluzione un po' come uno scambio: si guadagna qualcosa, si perde qualcosa. E qui quello che abbiamo guadagnato è una dimensione del cervello sempre più grande, non solo in termini assoluti, perché da questo punto di vista le balene hanno il cervello più grosso di noi, ma in termini relativi rispetto alla massa del corpo. E questo è appunto un grafico che vi fa vedere come aumenta il volume del cranio e quindi del cervello che ci sta dentro nel corso del tempo, fino a raggiungere livelli altissimi in due forme umane. Una siamo noi, ma quelli che hanno avuto il cervello più grande di tutti non siamo noi, era l'uomo di Neanderthal, e su questo, se volete, torneremo. Naturalmente noi non sappiamo che cosa pensasse questo cervello neandertaliano, però in certi casi era anche più grande del nostro. Ecco, una di queste creature, stiamo appunto all'interno del gruppo che abbiamo chiamato Australopiteci, è una grande celebrità, si chiama Lucy, l'avrete sentita nominare. Lucy aveva un cranio più o meno così, questo è lo scheletro effettivamente ritrovato. E anche se vi sembra un ammasso di ossa con poco significato, in realtà è uno scheletro eccezionalmente ben conservato. Sappiamo che Lucy andava su due gambe, sia per la forma del bacino, sia perché la colonna vertebrale si inseriva nel cranio dal basso all'alto e non dal dietro verso l'avanti, e sia perché intorno a 3,5 milioni di anni fa qualche creatura simile a Lucy ha camminato su un letto di ceneri vulcaniche che si stavano raffreddando. E quindi ci sono le tracce, la dimostrazione visibile del fatto che all'epoca si andasse su due gambe. Papà, mamma e un bambino
che cercava di mettere i piedi nei posti dove li avevano messi gli adulti per non scottarsi. Quindi sappiamo con certezza che Lucy andava su due gambe. E Lucy andava su due gambe in giro per l'Africa, perché tutte queste forme fossili di cui vi sto parlando e di cui vi parlerò fino a un certo punto, sono delle forme fossili che troviamo documentate solo in Africa. Darwin aveva ragione, siamo una specie africana. Scusate. Stiamo in Africa fino a un certo punto, ma poi succede qualcos'altro. E da un certo momento in poi si comincia a chiamare queste creature Homo. Ecco, allora in cosa consiste essere umani? Qual è questo limite che ci divide da quelli che umani non sono? Oggi è facile dirlo, cioè nessuno in condizioni di illuminazione normale potrebbe confondere uno scimpanzé con uno di noi. Ma se pensate all'evoluzione, non è sempre stata così. Noi abbiamo un antenato comune con lo scimpanzé, quindi un tempo la nostra famiglia e quella degli scimpanzé erano la stessa cosa, e poi con l'andare del tempo siamo diventati due cose diverse. Quindi, dov'è che fissiamo questo limite? Un mio collega indiano che lavora in America, che si chiama Jit Varki, si è divertito in un articolo a fare l'elenco di tutto ciò che oggi ci separa dai non umani. E ce n'è per ogni lettera dell'alfabeto, dall'agricoltura, bungee jumping, ceramica, raggi X, yoga, zootecnia. E naturalmente questo elenco si può estendere all'infinito, perché uno può dire giochi di carte, oppure uno può dire poker, briscola, scopa, scopone e così via. Quindi l'elenco è praticamente infinito. In realtà però, per capirci meglio, devo fare un breve excursus e presentarvi Zultan, che alcuni chiamano Sultan, ma in realtà Zultan aveva un nome tedesco. E questo signore Wolfgang Köhler, che era un grande psicologo sperimentale. Agli inizi del Novecento a Köhler viene data la direzione della sezione prussiana dell'Istituto di Psicologia Sperimentale nell'isola di Tenerife. E Köhler è interessato a vedere cosa sanno fare gli scimpanzé. E quindi comincia una serie di studi sistematici che sono documentati da queste foto, che non so a voi, ma a me sembrano commoventi, perché si vede il più bravo di tutti, il primo della classe, Zultan. Zultan riesce a mettere insieme due bastoni per farsi un bastone lungo e colpire in alto una banana che vuole procurarsi. E quando non gli danno i bastoni è capace di farsi una pila di scatoloni, è arrivato in cima, se non bastano gli scatoloni prende il bastone. Così. C'è un punto a cui Zultan non arriva. E Danilo Mainardi, che mi fa piacere ricordare in questa sede, il grande etologo che ci ha lasciato qualche anno fa, lo chiamava appunto il limite di Zultan. Quando gli si dà, anziché un bastone, un alberello con tanti rametti, Zultan riesce a spezzare i rametti fino a farsi un bastone e a colpire la banana. Ma se i rametti sono così grossi che lui con le mani non ce la fa e gli si dà una pietra, lui non riesce a capire che con quella pietra può fabbricarsi un altro attrezzo. Quindi la sua capacità di astrazione non arriva al punto di concepire di poter costruire un attrezzo servendosi di un altro attrezzo. E questo è il limite di Sultan. Non ce la faceva. Mentre abbiamo le prove che in Africa, intorno a 2 milioni e un po' di anni fa, c'era qualcuno, l'abbiamo chiamato Homo habilis, che si scheggiava delle pietre così, e per scheggiare le pietre in questo modo ci vuole un'altra pietra. Quindi è per questo che, un po' arbitrariamente, cominciamo a chiamare Homo delle creature che troviamo nei fossili ancora in Africa dell'Est e del Sud, a partire da un po' più di 2 milioni di anni fa. E come vedete, nell'albero siamo passati dal nostro lato. Non vi ho parlato di questo pezzo, non vi ho parlato di questo pezzo qua. Da quel momento in poi, quindi, abbiamo delle creature che, in un qualche senso, non sappiamo quanto arbitrario, ci siamo messi d'accordo di chiamare umane. Ma naturalmente chiunque di voi, a seconda della sua definizione di umano, può decidere di cominciare un po' prima o un po' dopo. E in effetti Charles Darwin, nella sua grande saggezza, a un certo punto scrive: è difficile definire che cos'è umano, ma secondo me non è neanche importante. Ancora una volta, secondo me, ci aveva preso dal suo punto di vista evoluzionistico. La migrazione 2, le ho numerate qua, ma è una numerazione mia, non pensate che sia una cosa generale, è la prima volta in cui dall'Africa queste creature incominciano a spargersi in vari posti. Queste frecce sono più o meno grosse a seconda di quanto forte è l'evidenza scientifica di cui disponiamo per questi spostamenti. Questo passaggio è ancora un po' dubbio attraverso lo stretto di Gibilterra. Fino a qualche anno fa si pensava che Homo habilis, che era alto poco più di un metro,
e che aveva le gambe corte e soprattutto aveva un cervello piccolo, non fosse in grado di andare così lontano. E si pensava che l'uscita, la prima uscita dall'Africa fosse avvenuta molto più tardi, quando sono comparse delle creature dalle gambe più lunghe e dal cervello più grosso, che oggi chiamiamo Homo erectus. E invece abbiamo la dimostrazione che per andare lontano non bisognava essere tanto intelligenti, non bisognava avere le gambe lunghe, bisognava avere ancora una volta dei piedi ben fatti. Sono stato accusato di feticismo per queste mie affermazioni, ma sono le cose più oneste che mi sembra di poter dire su queste cose. Se vogliamo entrare un po' in dettaglio, quello che sappiamo è che compaiono tracce fossili prima di tutto nel Caucaso, in Georgia, intorno a 1.800.000 anni fa, e poi le troviamo nell'est asiatico e poi le troviamo qui, in queste isole. Queste forme umane hanno cambiato di nome nel corso del tempo e non bisogna stupirsene, perché i paleontologi hanno bisogno di nomi per chiamare le cose e quindi raggruppano insieme sotto lo stesso nome delle ossa che sembrano simili, ma a volte basta trovare un osso diverso per cambiare alcune cose, non tutto, non tutto, ma le cose cambiano. Quindi qui si è parlato dell'uomo di Giava e dell'uomo di Pechino. Poi a un certo punto abbiamo detto, no, si chiamano tutti e due Homo erectus, e con questo nome comprendevamo anche delle forme africane dello stesso periodo. Adesso invece si preferisce usare il termine Homo erectus per le forme asiatiche, e la forma africana si chiama Homo ergaster. Quindi non bisogna scandalizzarsi, è un segno del fatto che si accumulano le conoscenze e ci costringono a rivedere alcune delle nostre conclusioni precedenti. E uno dei frutti di questa prima migrazione sono i veri europei. Noi forse ci sentiamo tutti quanti europei, e anche a buon motivo, è una scelta, come dire, politica, sociale, psicologica, ma se ci pensate bene, i nostri antenati sono arrivati, come cercherò di dimostrare tra un po', intorno a 30.000 anni fa, da queste parti. Prima, per 300.000 anni, quindi 10 volte tanto, gli europei erano fatti così, disponevano di una tecnologia litica, strumenti litici molto più sofisticata della precedente, e avevano una faccia che per molto tempo ci siamo immaginati come una faccia bestiale. Ci sono dei film di Hollywood degli anni 60, uno in particolare, L'uomo di Neanderthal, sottotitolo Mezzo bestia, mezzo uomo, che lo rappresentano come una creatura brutale, ma da qualche anno questi artisti olandesi e questo artista francese hanno detto, ma cosa succede se li proviamo a farli sorridere questi qua? In fondo non sappiamo se e quanto sorridessero. E guardate, questo è uno con cui tutto sommato, se avessimo un linguaggio comune, non ci dispiacerebbe bere una birra, perché è un'aria vagamente ironica, magari ci dice qualcosa che non abbiamo mai sentito prima. Dopo, se volete, vi racconto anche la trama dell'uomo di Neanderthal, perché è un bellissimo esempio di trash movie. Per quasi 300.000 anni i veri europei sono questi qua, e nel frattempo però in giro c'è altra gente. In Etiopia, intorno a 190.000 anni fa, troviamo questo scheletro in un posto che si chiama Homo Kibish. E questo scheletro differisce da quello del Neanderthal. Neanderthal, vedete, per esempio qui davanti alla fronte, che è bassissima, ha un ispessimento osseo in cui, volendo, si poteva tenere in equilibrio una matita. Ma non avevano matite, e quindi non se ne sono fatti niente di questa loro prerogativa. Il cranio è spinto all'indietro. Giorgio Manzi, che è il vero esperto di queste cose, non come me che vi sto raccontando idee raccogliticce fino ad adesso, poi passo alla parte più personale, dice che il cranio delle forme umane arcaiche è a forma di pallone da rugby, e quando arriviamo noi diventa un pallone da calcio. E questa è una bella cosa da ricordarsi. Ed è più sviluppato nella regione occipitale, quindi mentre era ridotta la regione dei lobi frontali, la corteccia frontale, che è così importante in tutte le attività associative che abbiamo. Quindi forse erano meno bravi di noi a fare le parole crociate, però il loro mondo era più ricco di stimoli visivi e olfattivi del nostro. Chi lo sa, chi lo sa. E mentre in Europa l'uomo di Neanderthal stava benissimo e non sospettava l'oscuro destino che lo attendeva, in Africa compaiono delle figure con delle creature con il cranio verticale. Vedete, questo ispessimento è molto ridotto e poi scomparirà, la classica forma da pallone da calcio, e fanno delle cose che i Neanderthal neanche si sognano. Per 300.000 anni i Neanderthal fanno sempre esattamente la stessa roba, e poi cambiano un po'
si modernizzano un po', poco prima di estinguersi, forse al momento in cui conoscono questa popolazione più avanzata che fa delle cose più cool, più eleganti, e loro in qualche modo ci imitano prima di essere indotti alla sparizione. Quindi da 190.000 anni fa in Africa c'è qualcuno il cui scheletro e il cui cranio è molto molto simile al nostro e che è lecito chiamare Homo sapiens. Ma nel frattempo c'è altra gente in circolazione, e questa è la cosa più strana che è successa negli ultimi anni. Qui non dovete guardare la mano, dovete guardare questa macchiolina nera, che è una falangetta, quindi l'ultimo pezzo di un dito mignolo. Come fosse la creatura che ci stava attaccata a quella falangetta, naturalmente è impossibile immaginarselo. Sulla base del cranio possiamo immaginare come si inserisse la colonna vertebrale, ma sulla base di quella roba lì noi non abbiamo idea di come fosse la persona da cui questa falangetta deriva. L'hanno trovata 10 anni fa in una grotta che si chiama di Denisova, in Siberia, una grotta che si sapeva occupata dall'uomo di Neanderthal. E nel clima freddo e asciutto della Siberia, all'interno di questo ossicino qua, a cui poi sono stati associati questi due denti, si è trovato del DNA conservato benissimo. Da qualche anno si riesce a studiare appunto il DNA dei fossili, con molte difficoltà tecniche, ma di recente con molta maggior facilità. E sulla base di questo ossicino si è riusciti a leggere tutto il DNA di quella creatura, dimostrando, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non era né come noi né come Neanderthal. E quindi questa è la prima specie descritta su base non anatomica, ma su base genetica, è stata chiamata l'uomo di Denisova. Non abbiamo idea di come fossero fatti, adesso tra un po' cercheremo di capire il colore della loro pelle, perlomeno, il colore dei loro occhi, questo si può cercare di capire. Però è l'ultimo arrivato nella grande famiglia umana. Per cui se volessimo fare una fotografia di come stavano le cose intorno a 100.000 anni fa, come vedete non è affatto la fotografia di un processo lineare. Qua c'eravamo noi, in un'area che riusciamo a definire in maniera generica, non sappiamo se esattamente fossimo solo lì o tutti lì. In Europa e anche in una parte dell'Asia maggiore di quello che si pensasse fino a qualche anno fa c'era Neanderthal e come vedete ci stavano molto bene e sorridevano. Da qualche parte c'era Denisova, abbiamo soltanto un punto qui. Qui sotto, come dicevamo prima, c'era Homo erectus e qui in basso ci sta un'altra strana creatura che conosciamo invece da 10 anni, quindi è il penultimo arrivato, ed è questo uomo dell'isola di Flores, altresì detto lo Hobbit, altre creature molto piccole, straordinariamente recenti. Questi ci sono stati fino a 18.000 anni fa e avevano un cervello che era un quarto del nostro. Quindi nello stesso momento, anzi un po' più tardi, nello stesso momento in cui alle Chauvet, a Altamira in Spagna, i primi europei, come noi, dipingevano grandi cicli di pittura rupestre che restano ancora tra le grandi opere dell'ingegno umano, nell'isola di Flores c'erano delle altre forme umane, alte così, e con il cervello di un piccolo scimpanzé. Si pensa, alcuni pensano, non Giorgio Manzi però, che Homo erectus e Denisovani siano la stessa roba. Solo che di Denisova abbiamo il DNA, ma non gli scheletri. Di Homo erectus abbiamo gli scheletri, ma non c'è più del DNA. Quindi non riusciamo a fare il confronto. Comunque Giorgio Manzi dice che non è così. Io lascio aperto la questione. 5 specie umane, e però sta per succedere qualcosa di molto importante. Sta per esserci la seconda uscita dall'Africa, che non è quella dei primi Homo, ma è quella di gente fatta come noi. E nel giro di pochissimo tempo spariranno tutte queste specie qua, oltre a molte altre specie di mammiferi di grande taglia. Si estingue il mammut, si estingue il mastodonte, si estingue il rinoceronte lanoso. Li abbiamo ammazzati tutti quanti noi uno per uno? Non credo. La loro estinzione non ha niente a che vedere con la nostra espansione? No, no. Quindi succede qualcosa e dopo un po' di tempo tutti questi spariscono e ci siamo soltanto noi. Con la seconda uscita dall'Africa, qui un tema aperto adesso su cui stiamo lavorando anche noi è se sia avvenuta principalmente attraverso lo stretto di Suez all'epoca e poi con una diffusione di qua e di là, oppure, come io penso ma non sono affatto riuscito a dimostrare, quindi c'è un dibattito aperto, se prima, intorno a 100.000 anni fa, ci sia stata una prima uscita attraverso la via meridionale, la cosiddetta rotta meridionale. Se volete ne parliamo alla fine. Quello che succede però è che da questo momento in poi, molto rapidamente, tutto il pianeta
viene colonizzato da questa forma africana. Gli africani, cioè noi, arrivano in tutto quanto il pianeta e gli altri spariscono. Le date appunto della prima uscita, vedete qui, se la sono cavata mettendo una specie, un fascio che abbraccia sia la rotta settentrionale che quella meridionale, probabilmente ci abbiamo volte e le prime volte non ci è andata bene, però intorno a 60.000 anni fa cominciamo a rientrare in Europa da sud-est, cominciamo a colonizzare l'Asia prima nel sud e poi al nord, intorno a 20.000 anni fa, ma lo vedremo tra un attimo, si passa a piedi nelle Americhe e l'ultimo continente colonizzato è l'Oceania, la Polinesia. Quindi comincia una serie di migrazioni che oggi riusciamo a ricostruire sulla base del DNA, perché abbiamo imparato a estrarre il DNA da reperti fossili che hanno meno di 100.000 anni. Non l'abbiamo ancora fatto in misura sufficiente. Per esempio, nei posti caldi tipo l'Africa è molto molto difficile trovare dei reperti che funzionano. E invece la sappiamo lunga, per esempio, sulla Siberia, che però non è stato, secondo me, uno dei crocevia importanti della storia migrazionale umana. Entra in ballo il DNA, che immagino conoscerete tutti, ma lasciate che vi dica due o tre parole generali, se ce la facciamo. La metafora che si usa parlando di DNA è che è un grande testo in cui ci sono le istruzioni per il funzionamento delle nostre cellule e dei nostri organismi. Ed è una metafora valida, funziona. Si può spingerla un po' più in là dicendo che questo testo è lineare, come il testo di un libro, ed è costituito da una successione di quattro molecole chimiche che noi indichiamo con quattro lettere A, C, T e G. E quindi è giusto dire che conosciamo l'alfabeto del DNA. E adesso ci sono dei metodi che permettono di leggere facilmente la successione di queste quattro lettere, quindi leggere il testo del DNA e in parte capire cosa significa. Lo comprendiamo in parte perché noi conosciamo la grammatica anche del DNA. Cosa fanno i geni uno per uno? Quello che ancora ci sfugge e che quindi non ci permette di capire, leggendo anche tutto il DNA di una persona, se gli verrà il diabete, se avrà un cancro e quale, a che età avrà quel cancro, o semplicemente quanto è alta questa persona o che giro vita ha, per tornare ai temi trattati da Dario Bressanini poco fa in un bellissimo talk al Politeama. Il motivo per cui tutte queste cose così interessanti non le conosciamo è che non riusciamo ancora a capire come interagiscono fra loro i geni e tanti fattori ambientali che determinano tutte queste caratteristiche così importanti. Il DNA è un testo molto lungo. In ogni nostra cellula comprende 6 miliardi e mezzo di lettere, di caratteri. Vedo qualcuno che fa segno di sì con la testa, ma secondo me anche il signore qua in prima fila non ha veramente capito. Adesso vi dico di che cosa si tratta. Secondo una mia stima, fatta copiando due capitoli dei Promessi Sposi su Word e poi chiedendogli di contare i caratteri e poi facendo la proporzione, nei Promessi Sposi ci sono circa 1 milione di caratteri. Questo significa che in ogni nostra cellula c'è un libretto di istruzioni di DNA pari a 6.500 volumi, ciascuno grosso come i Promessi Sposi, in cui la cellula nel giro di secondi o minuti trova la riga giusta per capire quello che deve fare. Come faccia? Non l'ha capito ancora nessuno. Questo è un altro dei temi che dovremmo approfondire. Ma di fatto, da qualche anno, leggere tutto il DNA è diventato non solo possibile, ma anche economico. Nel giro di 15 anni, il costo della lettura del DNA intero di una persona è passato da 2 miliardi e 700 milioni di dollari a 1000 dollari. 2 miliardi e 700 milioni, 1000. Bene, due o tre cose sul DNA. Tutti i genomi umani, il genoma è il complesso del DNA delle nostre cellule, tutti i genomi umani sono molto simili. Questa ragazza, che viene da dove secondo voi? Da dove viene? Sbagliato, l'ho messa apposta, viene dall'isola Andamane, è asiatica. Questo per dire che molto spesso guardando i nostri simili riusciamo a capire la loro origine, ma non dobbiamo esserne troppo sicuri. Questa ragazza asiatica e questo ragazzo che invece è nord europeo come sembra, pur avendo caratteristiche che a noi risultano chiaramente molto diverse e che ci permettono grosso modo di identificare la loro origine, hanno un DNA identico al 99,9%. Attenzione però, perché quell'uno per mille di differenze è l'uno per mille di un sacco di roba. E quindi questo vuol dire che dividendo per due, perché fidatevi, bisogna dividere per due, dividendo per due, potenzialmente due di noi hanno 3 milioni di differenze nel loro DNA, che bastano e avanzano per giustificare tutta la varietà di forme, di aspetti, di caratteristiche che abbiamo. Se prendiamo
Se, eccolo qua. Se prendiamo esponenti di tre continenti diversi, vi ho semplificato un'immagine che sarebbe più complicata, dall'Europa, dall'Asia e dall'Africa, e vediamo e ci concentriamo in quell'uno per mille del DNA che è variabile, quindi buttiamo via tutto quello che abbiamo in comune e ci concentriamo su quello che è variabile. Salta fuori che l'81% di queste caratteristiche sono cosmopolite, cioè presenti a frequenze diverse in tutto il mondo. Io sono di gruppo sanguigno zero, come molti di voi, è una cosa cosmopolita, c'è gente di gruppo sanguigno zero in tutti i continenti. Invece il gruppo sanguigno B è tipicamente asiatico, europeo e africano. Non trovate indiani d'America, non trovate polinesiani di gruppo sanguigno B. Quindi quella è una caratteristica specifica di certi continenti. Bene, l'81% delle nostre varianti sono cosmopolite. Questo 0,06% vuol dire che è molto molto difficile trovare dei pezzi di DNA che sono specificamente europei. Non si può essere geneticamente europei e praticamente non si può essere geneticamente asiatici. Però vedete, l'Africa è particolare e speciale non solo dal punto di vista dei fossili, perché è lì che stanno tutti i fossili più vecchi, ma anche dal punto di vista del DNA, perché c'è un 7% delle varianti del nostro DNA che sono specificamente africane. Quindi se dovessi sintetizzare questa illustrazione, io direi che dal punto di vista dei nostri genomi si può essere o specificamente africani o genericamente umani. Queste sono le due caratteristiche principali in cui cadono i nostri DNA. E se poniamo pari a 100 la differenza fra Nanni Moretti e questa signora africana che raccoglie le bacche o questa signora cinese che si fa portare in risciò, e qui vedete anche un segno del maggiore sviluppo tecnologico di cui le nostre società godono, ecco, ci possiamo chiedere, ma qual è allora la differenza fra Nanni Moretti e Renato Carpenteri, o tra la signora e il signore che pedala? 10%, 20%, 50%, molto di più. Secondo gli ultimi conti che abbiamo fatto, questa differenza è l'88%. Quindi il nostro vicino di casa è un po' più simile a noi di qualcuno che viene da un continente diverso, in media, ma di tanto così, di 12%. Vi faccio vedere un caso adesso con l'avviso che è un caso estremo. Non è che va sempre così, anzi. Però la presenza di questi casi estremi dimostra come sia fallimentare ragionare sull'umanità in termini di razze, perché col concetto di razza non si capisce niente. Questi sono tre dei signori il cui DNA è stato letto integralmente. Nel 2008 il primo DNA pubblicato è stato quello di James Watson, Watson e Crick, e l'anno dopo Craig Venter, che è un altro grande genetista che è diventato ricchissimo sviluppando le nuove tecnologie per lo studio del DNA, praticamente il suo se l'è letto in cucina, a casa sua, e ha deciso di chiamarlo DNA umano di riferimento. Sono persone che non hanno problemi di autostima, questi qua. Qualche tempo dopo, questo coreano, che si chiama Kim, peraltro come tutti i coreani, per cui questa è un'informazione inutile, ho perso alcuni secondi in questa marcia preziosa nella storia dell'umanità, questo coreano Kim legge tutto il proprio DNA e lo confronta in tanti modi, tra cui con quello di questi due signori. Ripeto, questo è un caso limite. Di solito il nostro vicino di casa è più simile a noi di qualcuno che viene dal Marocco o dalla Patagonia. E succede allora che questi tre hanno in comune 1.250.000 varianti del DNA, cioè cose che sono variabili nell'umanità, ma loro tre sono uguali. Ognuno ha un po' di cose che ha solo lui e non gli altri due, ma guardateli, Watson e Venter sono chiaramente americani di origine europea e si vede. Uno li guarda e dice questi sono europei. Kim è chiaramente asiatico. Eppure Watson e Venter hanno in comune meno pezzi del loro genoma, 460.000, di quanto ciascuno di loro abbia in comune con Kim, 480.000 e 570.000. Quindi dovendo mettere insieme queste persone sulla base di tutto il loro DNA, tutto, non resta fuori niente, la cosa più probabile sarebbe Watson con Kim escludendo Venter. La seconda cosa più probabile, Kim con Venter escludendo Watson, e la cosa più improbabile di tutti, i due europei insieme escludendo l'asiatico. Quindi all'interno di ciascuna nostra popolazione c'è tantissima variabilità, così tanta che ci casca in mezzo anche gente che viene da posti diversi. Bene.
E poi continua la nostra storia migratoria. Vi racconto due cose su temi che di solito nelle mie chiacchierate pubbliche non affronto, perché sono venuti fuori dei dati molto molto interessanti, sempre studiando il DNA antico. 20.000 anni fa qua non c'era il mare e nelle Americhe ci si andava a piedi. C'è tutto un tema interessantissimo su perché, venendo fuori dall'Africa 60.000 anni fa, nel giro di pochissimo tempo della gente si spinge in posti anche oggi difficilmente abitabili, dove si muore di freddo. Non sappiamo perché, ma succede. E intorno a 20.000 anni fa qui si passava a piedi perché il livello del mare era più basso. E ci sono tracce archeologiche di questo movimento e c'è anche una grande domanda che lascerò insoluta perché la risposta non ce l'ho: come mai nel giro di 4.000 anni si arriva fino in fondo qui sotto? Questo è un altro tema aperto. Perché si sono messi a correre una volta che erano nelle Americhe? Perché per andare da qua a qua, io lo capisco, insomma, si passa da posti freddissimi a posti meno freddi, è logico. Magari qualcuno ama gli ambienti molto caldi, sono arrivati fino a qui, ma perché arrivati a Panama si continuano a correre fino a trovare degli altri posti freddi e inospitali? Non lo sappiamo. Ma sappiamo una cosa interessante che ci deriva dallo studio di questo ragazzo, è lo scheletro di un ragazzo, che è stato disseppellito in Siberia, in un posto che si chiama Malta, e ha 24.000 anni. Erano popolazioni che vivevano in capanne di ossa di mammut, come questa che vedete ricostruita in un museo di San Pietroburgo. E questo ragazzo di Malta stava al freddo e quindi anche lì si è trovato del buon DNA da studiare. E questa mappa che vedete è una mappa in cui sono stati confrontati con Malta i DNA di tanti individui diversi. Rosso vuol dire che sono simili, blu vuol dire che sono diversi. E quello che si vede molto chiaramente è che tutti gli americani, questi sono indigeni americani e non è la popolazione di oggi di San Francisco, di Chicago, di Buenos Aires, tutti i DNA delle Americhe sono molto simili a quello di Malta. Ma nella regione di Malta adesso sono tutti blu, è arrivata dell'altra gente. Quindi questo significa che quando c'è stata questa migrazione da questa zona nelle Americhe, o se ne sono andati tutti, o quelli che sono rimasti si sono estinti. E ve lo faccio vedere perché non avrò il tempo di farvi gli altri 20-30 esempi che si possono trovare. La nostra mobilità è stata così grande che in qualunque punto in cui si è studiato un po' a fondo come andavano le cose, si è visto che si sono passate diverse popolazioni. Popolazioni anche geneticamente con caratteristiche diverse. Questi probabilmente venivano dal sud dell'Asia e hanno e rappresentano gli antenati delle attuali popolazioni siberiane, mentre gli antenati siberiani delle attuali popolazioni americane non ci sono più nel posto dove stanno. Bene. E poi succedono altre cose, sapete che c'è stata l'età delle grandi scoperte, queste frecce rappresentano alcune delle principali vie di espansione degli europei, queste migrazioni lasciano grandi conseguenze, perché gli europei portano con sé, oltre a una forte aggressività e una tendenza a menare le mani, anche dei virus e dei batteri a cui le popolazioni locali non erano abituati. E gran parte del genocidio degli indigeni d'America non è dovuto a Buffalo Bill che gli ammazzava i bufali, certo, ha pesato anche quello, ma è dovuto all'input di patogeni che abbiamo provocato. Ma proprio perché i patogeni sono stati così importanti, queste migrazioni, che sono recenti, perché in 500 anni ci sono poche mutazioni nel nostro DNA e quindi fatichiamo a seguirle, le possiamo seguire studiando il DNA di un nostro ospite, Helicobacter pylori, che è un batterio intestinale. Helicobacter, come vedete, non ha le gambe, ma si sposta sulle nostre. E quindi studiando le differenze tra popolazioni di Helicobacter in vari posti, abbiamo potuto seguire l'espansione coloniale degli europei, il traffico degli schiavi, l'espansione dei Bantu in Africa e tanti fenomeni che sono successi in un passato così recente che il nostro DNA non ne ha praticamente tenuto traccia. Ecco, poi sono arrivate le migrazioni degli schiavi dall'Africa dell'Ovest verso le Americhe, perché avevamo l'ipocrisia di ammettere lo schiavismo, ma solo lontano dai nostri occhi europei. E poi siamo arrivati al tempo presente, in cui invece questi flussi di migrazione si invertono e vanno verso l'Europa, il Nord America e verso l'Australia. È una storia su cui la genetica non ha niente da dire, perché sta succedendo adesso, ci vuole del tempo prima che noi possiamo dirvi qualcosa, ma è una storia che ha molto a che vedere con tante nostre preoccupazioni,
Non tutte infondate, anche se molte infondate. Queste sono delle frecce che rappresentano i movimenti migratori interni ai continenti, sono le frecce che si chiudono su se stesse da un continente all'altro. Volevo farvi notare che la freccia dall'Africa all'Europa, che tanto preoccupa alcuni di noi, è una freccia molto sottile. In realtà, guardando il fenomeno nella sua complessità, nella sua globalità, questi movimenti migratori non sono poi così rilevanti. Il problema è che continueranno a esserci. Cioè, noi stiamo davanti ad una situazione in cui nei prossimi 30 anni non è ragionevolmente prevedibile che queste frecce si assottiglino. E quindi dobbiamo farci qualcosa. Dobbiamo farci qualcosa. Siamo appunto tutti quanti colpiti da immagini di questo genere, ma sono anche immagini che in qualche modo ci mettono di fronte a un'umanità anonima, non si vedono le facce qua, non si vedono lì, e qui si guarda più la maglietta della faccia. E allora mi è venuta in mente una cosa che scrive in un suo bellissimo libro Vlodek Goldkorn, che è un giornalista, è stato responsabile dei servizi culturali dell'Espresso, quasi finito, dei servizi culturali dell'Espresso, e ha scritto è un ebreo polacco che vive in Italia, ha scelto di vivere in Italia. E a un certo punto Goldkorn commenta questa famosissima fotografia, il bambino ebreo del ghetto di Varsavia che esce con gli altri che lo guardano con un fucile in mano. E Goldkorn dice, la lettura più semplice di questa fotografia è un atto di commozione, di commiserazione per questo povero bambino. Ma questo non ci serve a niente, dice lui, perché chiunque è capace di provare questo tipo di emozione. Quello che dobbiamo fare, il punto in cui questa fotografia è davvero istruttiva, e attenzione, ce lo dice un ebreo polacco che ha avuto la famiglia sterminata nei campi di concentramento, è chiederci cosa penseremmo e cosa faremmo se fossimo questa persona qua. Non la vittima, ma quello che può fare qualcosa. E allora vi chiedo di fare questo piccolo sforzo, anche se non è uno sforzo banale. Noi, di fronte a fotografie di questo genere, al di là della umana pietà per chi è costretto per salvare la propria vita a fare operazioni del genere, dobbiamo chiederci che cosa si può fare, dove si possono mettere le mani, qual è la nostra responsabilità, ammesso che sentiamo di avere una responsabilità. Mi potrei fermare qui, se volete vi faccio un'aggiunta che ho letto un po' di recente, perché c'è stata un'uscita di un candidato alle elezioni, elezioni di qualche mese fa, che ha detto che bisogna bloccare l'immigrazione per salvare la razza bianca. L'avete sentita? Attilio Fontana, così. E quindi sono andato a dare un'occhiata all'evidenza scientifica, ho fatto quello che fa Dario Bressanini quando sente le bufale sulla dieta. Se volete vi racconto questa cosa sulla pelle, ve la racconto. Allora, il colore della pelle è un'altra di quelle caratteristiche tanto complicate, perché dipende da tanti geni diversi, almeno 70 nell'uomo, e in più, come sapete, se uno va al sole si abbronza, quindi c'entrano anche dei fattori ambientali. Ma insomma, bene o male, schematicamente, il colore della pelle che abbiamo dipende dalla produzione di grani di una sostanza che si chiama melanina. E sono in realtà due sostanze, feomelanina e eumelanina, uno un po' più sul bruno e uno un po' più sul giallo. Le cellule che si chiamano melanociti, che sono alla base della nostra epidermide, producono questi granuli e la colorazione della pelle dipende da quanti granuli sono prodotti, quanto sono grassi e dalla percentuale rispettiva di eumelanina e di feomelanina. Allora, la pelle non lascia residui fossili. Quindi noi non sappiamo di che colore fosse la pelle dei nostri antenati. Però c'è una che si chiama Nina Jablonski, è una grande esperta di colore della pelle americana, che ha una teoria, ed è la teoria che tutti quanti più o meno accettano. Questo che vedete è uno schema in cui in alto c'è il passato, qui c'è il presente, il colore indica il colore della pelle, e tutti questi nomi qua sono nomi di geni che vi risparmio, che possono essere stati coinvolti nei cambiamenti in questione. Gorilla e scimpanzé, se aprite il loro pelo, hanno la pelle bianchissima. E siccome noi abbiamo la stessa origine, Nina Jablonski dice, guarda, all'inizio eravamo tutti quanti bianchi, ma con la discesa dagli alberi incominciamo a perdere pelo. E al sole dell'Africa, avere una pelle scura conferisce un forte vantaggio, perché siamo molto meno esposti a ustioni e al cancro della pelle. E quindi nel giro di qualche tempo, grazie a mutazioni avvenute in questi geni, la pelle si scurisce. E la caratteristica della pelle scura si diffonde con il classico meccanismo che Darwin ha descritto. Chi ha la pelle più scura vive più a lungo, fa più figli, e quindi la cosa si diffonde nella popolazione. E poi a un certo punto qualcuno resta in Africa e qualcuno se ne va verso l'Europa. E lì
le cose si invertono, perché nei climi freddi invece è importante riuscire a utilizzare la vitamina D, che è cruciale nell'allattamento e nella gravidanza, e per fissare la vitamina D è meglio una pelle chiara che una pelle scura. E quindi sappiamo che sia in Europa sia in Asia ci sono delle mutazioni di certi geni che conferiscono la pelle chiara, anche se gli asiatici di solito hanno una pelle che ha lo stesso colore del nostro, ma a causa di geni diversi. Ma questa cosa ve la risparmio. Quando è successa questa cosa qua? Si pensava che fosse successa abbastanza di recente, se sono usciti 60.000, indietro nel tempo, se sono usciti 60.000 anni fa, forse 50.000 anni fa avevano già la pelle bianca. E invece, proprio nei giorni in cui Attilio Fontana diceva basta con l'immigrazione, se no la razza bianca è a rischio, esce un lancio giornalistico sullo studio di un inglese di 10.000 anni fa, Cheddar Man, ammazzato dandogli una pietrata in questo posto della testa. 10.000 anni fa. E Cheddar Man ha un DNA in buone condizioni in cui si possono andare a guardare alcuni di quei geni che avete visto prima. E la notizia è che Cheddar Man, questi sono i due gemelli Kennis, gli artisti olandesi che fanno queste bellissime ricostruzioni, Cheddar Man aveva la pelle scura e gli occhi azzurri. La cosa strana è che lo si sapeva già, perché già da qualche anno, a partire dalla Bragna in Spagna, e poi a Bichon in Svizzera e poi a Lochbourg in Lussemburgo, questa è un'altra cosa, lasciamo perdere, si erano trovati degli scheletri in buone condizioni datati fra 13.000 e 7.000 anni fa, e tutti quanti hanno la pelle scura e gli occhi azzurri. Quindi l'uomo di Cheddar non è l'immigrato strano, il giamaicano che suonava il reggae 10.000 anni fa, era un europeo standard. La pelle chiara in Europa non c'era fino a circa 7.000 anni fa, e l'hanno portata gli immigranti, l'hanno portata quelli che nel Neolitico sono venuti dal Medio Oriente e si sono diffusi in tutta Europa. Quindi c'è poco da fare. Niente immigrazione, niente pelli bianche, vedremo Attilio Fontana come la prenderà. I suoi sostenitori non l'hanno presa tanto bene, ho ricevuto molte lettere di insolenze e una di minacce. Se volete saperne un po' di più, c'è un bellissimo libro di Giorgio Manzi, pluricitato in questa chiacchierata, che si chiama Il grande racconto dell'evoluzione umana. C'è un bellissimo catalogo di una mostra che è stata tenuta a Roma alla Galleria Nazionale, si chiama Galleria Nazionale, quella in Via Nazionale, insomma. E questo è il libro in cui con Andrea Brunelli raccontiamo la storia che vi ho raccontato. La Bompiani ha deciso che tra 2 mesi ripubblica questo, che invece si occupa del concetto di razza, di cui oggi miracolosamente sono riuscito a non parlarvi. Grazie. Va bene, grazie. Abbiamo ancora un po' di minuti per poter fare delle domande al professor Balbuiani, prego. Sì, prima di tutto grazie per la meravigliosa conferenza, ricordo anche l'altro libro, Gli africani siamo noi, che era bellissimo. Volevo fare una domanda sull'uomo di Denisova, che mi incuriosiva. Tu hai detto che non abbiamo trovato scheletri, però è classificato come uomo, quindi sono curioso di, immagino in base al DNA, sono curioso di capire se è stato fatto semplicemente facendo una percentuale, diciamo, rispetto ad altri uomo, oppure se hanno guardato alcuni geni in particolare. Sì, l'uomo di Denisova è stato definito homo perché ha tantissimo in comune con noi, con Neanderthal, con tutti i genomi di homo presenti. Adesso non so dirti la percentuale esatta di differenze, però rientra chiaramente all'interno di quella variabilità. Ma ha una serie di cose che si chiamano varianti fissate, vuol dire delle cose in cui tutto il DNA di Denisova che conosciamo è fatto in un certo modo e tutti gli altri DNA sono fatti in un modo diverso, che permettono agli esperti di dire guardate, questo non era un Neanderthal. C'è qualcuno che sospetta che Denisova fosse il frutto di un'ibridazione fra Neanderthal e qualcosa che non conosciamo. Ma tu capisci che se io ti dico questo posto è a metà strada tra Foligno e un posto che non so definirti, tu non sai dov'è questo posto qua. Quindi in futuro ne sapremo di più. Adesso hanno sviluppato una tecnica sensazionale che si chiama DNA ambientale, raccogliendo l'equivalente di un cucchiaino da tè, di residuo nelle grotte dove scavano, riescono a dire se c'era stato in quei posti lì Neanderthal o Denisova.
Il nostro DNA non possiamo dire se ci è stato lasciato da qualcuno che è arrivato 100 anni fa o 50.000 anni fa, ma siccome Neanderthal e Denisova non sono più in circolazione, quindi se c'è del DNA lì è stato lasciato ai loro tempi. E quindi quello che hanno visto è che ci sono tracce di occupazione alternata di Neanderthal e Denisova in vari momenti, il che fa pensare che probabilmente appunto anche lì popolazioni diverse si sono succedute. Il passaggio cruciale sarà o trovare uno scheletro più completo lì, oppure riuscire a estrarre un po' di DNA da Homo erectus, il che è molto difficile perché ci hanno provati più bravi e non ci sono ancora riusciti. Ecco, c'è una domanda da questa parte. Che come hanno fatto gli uomini a popolare tutto il mondo? Che tu avevi detto che ci avevano messo molto velocemente, però ci saranno voluti un centinaio di anni, no? Grazie. No, ma questa è un'ottima domanda. Ti faccio vedere una cartina così ci capiamo meglio. Che è la cartina della prima espansione umana. Ci arrivo, eh? Eccolo qua. Queste sono date che sono state calcolate guardando i fossili, trovando le ossa, perché ci sono delle tecniche per dirti quando è vissuto la persona che ci ha lasciato quell'osso lì. E allora noi sappiamo che i primi come noi sono vissuti intorno a 190.000 anni fa in Africa. Li troviamo fuori dall'Africa parecchio tempo dopo, 70-60.000 anni fa. Però dopo, per esempio, per andare da qui a qui ci hanno messo 15.000 anni. 15.000 anni è, come dire, da qui alle invasioni barbariche. Quindi un tempo lungo per la vita umana, però rapido in termini storici. Qui siamo arrivati molto presto, vedi, 45.000 anni fa eravamo già in Cina e poi 20.000 anni fa siamo passati nelle Americhe, abbiamo fatto questa gran corsa che non sappiamo perché sia avvenuta. C'è una teoria, se vuoi te la dico, se vuoi non te la dico. E l'ultimo continente a essere colonizzato è stata la Polinesia, perché qui bisognava sapere andare per mare. La cosa strana qui è che quando sono arrivati gli esploratori europei del 1700-1600, in tantissime isole che non si vedevano da nessun'altra isola, quindi posti invisibili, ci hanno trovato della gente. E quindi ci si è chiesti come hanno fatto ad arrivarci. La spiegazione migliore che ho sentito me l'ha data una mia collega che lavora alle Hawaii e che mi diceva che per gli hawaiani di adesso, se devono andare a piedi da qua a là, cercano di vedere se prendendo una barca e facendo un giro 10 volte più lungo riescono ad arrivarci senza camminare. Quindi è gente per cui andare per mare è molto 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 naturale, mentre farsela a piedi non gli piace. Quindi a Foligno non ci sarebbero arrivati. Quindi quello che noi possiamo dire è che abbiamo dei dati nei fossili, nelle ossa e negli oggetti che queste persone usavano che ci raccontano questa storia. Chiaro che poi non è la storia completa. Chiaro che sono successe tante cose che non conosciamo. Ah sì. Allora, Homo Naledi è una creatura di cui non ho voluto parlare in questa occasione, anche se nel libro c'è, proprio perché vista la velocità con cui si evolvono le conoscenze c'era il rischio di restare spiazzati. Racconto la storia per chi non la sapesse. 3-4 anni fa, e anche questo è stato uno studio particolare, perché inizialmente non è uscito sulle colonne di una rivista scientifica valutata secondo i criteri scientifici, ma su National Geographic, un gruppo di africani ha scoperto in una grotta che si chiama grotta di Dinaledi una piccolissima apertura e ha capito che sotto c'erano delle ossa. Hanno fatto un concorso per paleontologi magri, in cui cercavano delle persone che riuscissero a passare per questo buco e effettivamente quasi tutto il team che ha fatto lo scavo era composto da ragazze, da donne, che sono più sottili. E hanno trovato una specie di miniera di ossa lì di sotto. E ossa di difficile classificazione, perché come dice uno di quelli che ha partecipato a questo studio, che si chiama Churchill, come il primo ministro inglese dell'ultima guerra mondiale, se trovavamo un piede di questi qua, pensavamo che fosse un piede di pochi anni fa, se trovavamo un cranio da solo, avremmo pensato ad una forma umana che risale a milioni di anni fa. E siccome la grotta era difficile da datare, perché mancavano le ceneri vulcaniche che servono molto a questi scopi, all'inizio si parlava di una cosa che poteva essere vissuta fra 2 milioni e 400 mila anni fa.
Adesso sono state trovate altre ossa in un sito adiacente in cui è stato possibile fare una datazione ed è venuto fuori che Homo naledi è molto recente, 300-400 mila anni fa. Quindi c'era una forma umana in Africa 300-400 mila anni fa, quindi prima di noi, ma non tanto prima di noi, che dal punto di vista della deambulazione era fatta quasi come noi, erano andati molto avanti con i piedi ed erano rimasti molto indietro con la testa. E quindi questo patchwork, questo insieme di caratteristiche così diverse, al di là della curiosità che suscita, è anche interessante perché fa vedere come l'evoluzione non è diretta da un progetto. C'è un gruppo di individui che si beccano le mutazioni giuste per avere un bel piede, ancora una volta siamo tornati lì, e questi qua utilizzano questi piedi, ma se non gli arrivano le mutazioni giuste perché cresca il cervello, questi continuano la vita che hanno sempre fatto. E le relazioni evolutive di Homo naledi con le altre forme umane sono molto incerte ancora, però naturalmente questo è un ambito in cui prima di avere l'evidenza scientifica si scatena un dibattito che è magari anche interessante, perché serve un po' per eliminare almeno certi posti ipotesi sbagliate. È certo che lì c'è ancora tantissimo da studiare perché la quantità di reperti trovati è enorme, e poi se Homo naledi è così recente come si dice, perché qualcuno lo dubita, beh allora 400.000 anni fa sono tanti, ma non sono tanti di più del reperto più vecchio da cui abbiamo ottenuto del DNA. E quindi ci può essere la speranza che con futuri sviluppi tecnologici si riesca a leggere nel DNA di Homo naledi. Non l'ho capito. Ah, sì, sì. Anche questa la trovate. Sì, sì, la trovate nel libro, ma ne ho parlato appunto in autunno, quando il libro era ancora in bozze. Sono stato a un congresso in Messico e lì c'era Dennis O'Rourke, che è tra quelli che conosco io il più grande esperto antropologo biologico americano. E lui mi ha detto una cosa interessante. Mi dice che per esempio ci sono dei dati su quando è stata colonizzata questa zona qua, in cui si vede che questa gente sfruttava gli estuari. Cioè vivevano vicino al mare e raccoglievano i pesci che trovavano lì. Di solito gli estuari sono posti pieni di molluschi, di pesci e così. Sono risorse facilmente disponibili ma che si esauriscono subito. E a quel punto ci sono due possibilità. O ci si attrezza per la pesca in mare alto, che però è complicato, oppure cosa si fa? Ci si sposta. E siccome ti sei spostato la volta prima perché avevi esaurito le risorse di là, tendi ad andare di qua. E quindi secondo Dennis O'Rourke una possibilità, attenzione, questa è una speculazione, questa è una congettura, direbbe un matematico, non è un dato scientifico, però può essere un'ipotesi. Questi qua appunto scendevano lungo la costa e quindi man mano che esaurivano le risorse delle acque basse si spostavano sempre più in giù, e quando sono arrivati qua hanno continuato a farlo. Questo si incastra con un altro elemento di questa storia che conosciamo così poco. Si incastra con il fatto che ci sono pochissimi siti archeologici nelle Americhe, pochissimi. E la spiegazione che si dà di questo è che in realtà, siccome si spostavano lungo il mare, che all'epoca era più basso, con l'innalzarsi del livello del mare, oggi i siti interessanti sono finiti sott'acqua. E quindi, a meno che un sub per caso non ci vada a sbattere contro, noi non li conosciamo. Quindi potrebbe essere andata così, potrebbe non essere andata così. Quello che sappiamo però è che è stato così veloce questo movimento che nel giro di 4.000 anni questi qua si sono fatti tipo 12.000 chilometri, una cosa impressionante, una media di 3 chilometri all'anno. Quindi sono andati molto molto rapidamente. Quello che possiamo escludere è che siano arrivati da qua. I più anziani si ricorderanno di un antropologo norvegese, Thor Heyerdahl, e del Kon-Tiki. Si era costruito una barca con tecnologie, secondo lui, arcaiche, ed era riuscito ad andare dalla costa americana fino alla prima isola della Polinesia, dimostrando in questo modo che lui, Thor Heyerdahl, era capace di fare questa cosa qua. Ma lui l'aveva fatto per dimostrare che era stato possibile un popolamento delle Americhe direttamente da qua, che spiegherebbe alcuni problemi, perché i siti archeologici più antichi del Nord America hanno praticamente la stessa età dei siti archeologici più antichi del Sud America. Però il dato di fatto è che con tutte le evidenze che abbiamo sembra proprio che le isole Marchesi, la Polinesia, siano stati colonizzati 1.000 anni fa e non 15.000 anni fa. Quindi si poteva fare, Thor Heyerdahl l'ha fatto, ma nessuno l'ha fatto perché non c'era nessuno che lo potesse fare. Ah, quello è molto divertente. Se andate, comunque, se fate Neanderthal Man, Half Man, Half Beast, trovate tutta questa
queste informazioni. È un antropologo, credo, californiano, che viene preso in giro dai suoi colleghi perché lui sostiene che Neanderthal, avendo un cervello più grande del nostro, era anche più intelligente di noi. E allora, per rabbia, molte cose nella vita si fanno per rabbia, come sapete, produce un siero che lui si inietta davanti agli occhi sbigottiti del suo gatto, che rimane così. Questa scena è su YouTube, quindi la trovate, e si trasforma nell'uomo di Neanderthal, che invece fa un sacco di cosacce, rapisce le ragazze, poi è un film degli anni 50, quindi non si vede cosa ci fa alle ragazze. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Però il finale, vi faccio lo spoiler del finale o volete vederlo? Non ve lo dico. Ai voti, chi vuole sentire il finale? Mi spiace, quasi tutti. Faccio... nel finale viene fatto fuori dal suo gatto che ha leccato due gocce del siero cadute per terra e si è trasformato in una tigre dai denti a sciabola. Dovevo dirla sta cosa qua. Non potevo non dirla. Sì. Sa che non l'ho sentita? Oltre ai libri, c'è materiale audiovisivo? Audiovisivo non tanto. Devo dire un'altra cosa. Ci sono stati due periodi nella storia. Quando si sono inventati gli ariani, intorno agli anni 20 e agli anni 30, no? Era abitudine fare delle mappe d'Europa con tutte delle frecce che corrispondevano a delle migrazioni che non ci sono mai state. Quindi, dopo questa sbornia di migrazioni, per un lungo periodo, gli archeologi, per esempio, erano contrari a qualunque concetto di migrazione. E abbiamo fatto delle discussioni selvagge, perché noi diciamo, guarda, noi abbiamo l'evidenza che in un posto prima non c'era nessuno, poi c'era qualcuno, questo qualcuno uno ci sarà arrivato, ma loro erano contrari a ogni ipotesi migratoria. Quando si è cominciato a studiare il DNA, un gruppo di miei colleghi ha cominciato a scrivere delle grandissime, si può dire stronzate al Festival di Foligno, delle grandissime stronzate, cioè loro ricostruivano il movimento non delle popolazioni, ma dei gruppi sanguigni o dei gruppi di DNA mitocondriale. E quindi hanno fatto delle mappe di assoluta fantasia che si sono diffuse moltissimo fino a che qualcuno ha pensato di farci i soldi. Oggi, se uno va su internet e mette Human Migration, trova un sacco di mappe prodotte dal progetto Genographic di National Geographic, prodotte da 23andMe, prodotte da altre compagnie americane, che vi leggono il DNA in cambio di soldi e poi si tengono il vostro DNA e non si sa bene cosa ne facciano, in cui si ricostruisce in maniera fantasiosa la storia, non delle popolazioni umane, che è complicata da ricostruire, ma la storia migrazionale di un gruppo sanguigno, di un gruppo mitocondriale, di un gruppo di cromosoma Y. Quindi in rete si trova un sacco di roba e in massima parte è roba che non ha alcun valore scientifico. Queste cose che vi ha visto qui, se va al sito che si chiama www.guidobarbuiani.it le trova, perché i miei talk li metto... Sono io Guido Barbuiani. E si mettono... Le metto online. Questo qua ancora non c'è, però troverà delle cose simili. Ma in ogni caso, se volete prenderlo da qua, questo PowerPoint, io lo lascio a disposizione. Insomma, se lo volete, ve lo copiate. Certo. Ho letto sul libro, complimenti. E, soprattutto perché si schiera come scienziato, ci ha fatto vedere anche qui sul discorso delle razze, e secondo me è una bella cosa che gli scienziati diano un contributo alla discussione politica. E poi veramente c'era una curiosità piccolissima, come mai non sono passati da Gibilterra? Sono passati dal Bosforo, ma da Gibilterra. Sì, teniamo conto che loro non avevano mappe all'epoca e noi conosciamo qualcosa del comportamento di queste popolazioni perché ancora oggi in Nuova Guinea, nell'America del Sud, pochissimo in Africa, in realtà ci sono delle popolazioni che vivono di caccia e raccolta, seminomadi. E sappiamo che questi qua vanno in un posto, utilizzano le risorse che trovano e poi, come abbiamo detto prima, si spostano da un'altra parte. Quindi l'esplorazione dell'Africa, a partire da 200.000 anni fa, non è avvenuta in maniera sistematica dicendo, guarda, devo andare a Gibilterra, allora la cosa migliore è che vada in Marocco, così. No, andavano a caso e lì è successo un altro di questi eventi che appunto Telmo Pievani chiama contingenti, nel senso che poteva andare tranquillamente in un altro modo, ma è andata così.
sono andati verso l'attuale Palestina. Lì la storia è un po' più complicata, tutto è più complicato di quello che vi ho raccontato, ma i primi crani come i nostri fuori dall'Africa in realtà datano a 100.000 anni fa in due siti sul Monte Carmelo in Israele che si chiamano Skul e Kafze, ma a 60.000 anni fa praticamente gli stessi siti, due siti molto vicini, erano occupati da Neanderthal. Quindi questo è il segno che qualcuno ci ha provato di noi a uscire dall'Africa, ma non ce l'ha fatta, tanto è vero che dopo ci stava Neanderthal. È stata una scoperta importante perché alcuni sostenevano che Neanderthal fosse l'antenato degli europei, ma chi viene dopo non può essere l'antenato di quelli che ci stavano prima. Quindi Skul e Kafze dimostrano che noi e Neanderthal siamo parenti, ma non sono loro i nostri antenati diretti. Poi, dai e dai, evidentemente a un certo punto l'uscita ha funzionato, sia dal nord, sia secondo noi attraverso una rotta meridionale che è passata attraverso il Corno d'Africa, perché anche qui si passava a piedi, invece il Golfo di Persia è più profondo, quindi lì avranno trovato modo di attraversarlo, e questo spiegherebbe come mai siamo arrivati così presto in Australia, ci sono dei reperti di 50.000 anni fa, che difficilmente sarebbero spiegabili pensando che siamo usciti 60.000 anni fa di qua e poi di là. Dica. Sì. Sì, e la domanda? Ah, sì, certo. Anche se è un po' difficile immaginarsi una specie che è adatta a vivere qui al freddo, qui in climi temperati. Sì, no, è vero. No, ma è... ci sono le tracce dell'estinzione appunto dei grandi mammiferi nell'Asia che indicano come appunto li seguivamo. Sì. Li abbiamo inseguiti fino a che li abbiamo sterminati. Grazie ancora al professor Barbugliani.